Di nuovo con diretta sindaco con il primo cittadino di Barga, Marco Bonini. Ripetiamo per l'ennesima volta l'annuncio che abbiamo fatto ad inizio trasmissione perché stanno arrivando molte domande che chiedono se sono aperte le scuole, se sono chiuse le scuole superiori di Barga, se sono chiuse anche le scuole medie. A questo punto vi faccio ridare la notizia direttamente al sindaco per cercare di essere chiari, veramente lo è già stato fin dall'inizio, però per ripetere chiaramente la cosa di nuovo anche in questo ultimo blocco della trasmissione. Sindaco. Domani, in via precauzionale, per fare delle verifiche su queste infiltrazioni, sono chiuse solo ed esclusivamente le scuole superiori di Barga, tutte le scuole superiori di Barga. Quindi, chi va alle elementari, chi va alla scuola materna, chi va alle scuole medie, va da scuola tranquillo che troverà la scuola aperta. Chi va alle superiori, a Barga, domani avrà la scuola chiusa. Bene, ripeteremo comunque l'appello anche al termine della trasmissione. C'è una domanda che ci riporta alla questione della frana di Piaggia Grande. È una domanda dal tono polemico. Quanta responsabilità ha il comune di Barga per la frana di Piaggia Grande, visto che secoli fa è accaduta una frana uguale distruggendo una casa? Alessio. Ma io Io credo la che giro così come è stata sì, no, posta. io credo che il Comune di Barga non abbia nessuna responsabilità sulla frana di Piaggia Grande. In quella zona c'è sempre stata, fra l'altro, un'abitazione che è stata ristrutturata, mi pare, negli anni 70, 80, non mi ricordo. Poi l'avete vista, quell'abitazione che è stata piegata dalla Certo. frana. Io credo che il Comune di Barga abbia agito veramente bene in quella domenica, nella domenica prima del lunedì mattina nel quale si è mossa la frana. I nostri tecnici sono andati sul posto, hanno fatto l'ordinanza, hanno fatto venire via gli abitanti di quella casa e della casa sottostante proprio per il rischio che poteva esserci qualche cosa. Questo era nel tardo pomeriggio della domenica, sotto una pioggia battente è stato fatto questo intervento. Lunedì mattina è successo quello che è successo. Ecco, io credo davvero che e sono vicino a chi ha avuto questi danni e chi ha in questo anno ha avuto tutte queste problematiche che ancora oggi ci sono, lavoriamo per risolverle, ma veramente non mi sento di dire che il Comune di Barga né in questa amministrazione né nelle precedenti amministrazioni abbia responsabilità su questo, su quanto è successo. Torniamo di nuovo sul tema scuole. Noi alunni della succursale alberghiera entriamo dalle scale d'emergenza tutte le mattine, ci dice uno studente, anche in questo caso anonimo. Conferma. No, non confermo e non smentisco, nel senso che non mi risulta che ci sia un'entrata per l'alberghiero dalle scale esterne. Lo ribadisco, le scuole superiori sono scuole di competenza della provincia, ma se ci fossero problematiche di questo genere con la provincia c'è un rapporto di collaborazione continua e costante. Per cui non so, ecco, lo apprendo adesso, se lo studente lo dice, non so se entrano lì per far prima ad arrivare in classe, però è una cosa che verificheremo immediatamente. Oggi, ripeto, nel sopralluogo che è stato fatto, questo problema non è venuto fuori. Certo, io ripeto, le pongo le domande così come ci arrivano. Altra affermazione da un'alunna dell'ISI di Barga, alberghiero, che dice perché i lavori si fanno solo ora, dato che anche l'anno scorso c'erano questi problemi, però abbiamo detto che forse è competenza dei tecnici provinciali Sì, segnalarli. no, ma questo è vero. Purtroppo i lavori si fanno quando si riesce a trovare il finanziamento per fare determinati interventi. È un po' come le strade, è un po' anche come le frane, perché se noi continuiamo, questo mi permette un attimo, scusami se Prego. divago un attimo, però noi ad oggi non abbiamo ancora avuto e non lo avremo a questo punto, immagino. Come dire, la completa copertura da parte degli enti sovracomunali delle somme urgenze. Le somme urgenze, una buona parte se le troverà il Comune di Barga come gli altri comuni sul proprio bilancio. Non si è ancora parlato da quello che è successo lo scorso anno dei ripristini, perché tutti noi sappiamo quanto è importante ripristinare una frana, perché la somma urgenza ti toglie la frana dalla strada, ti riapre la strada, ma non ti fa il lavoro di sistemazione a monte per non far accadere più quello che
è accaduto prima. Per cui noi tutti gli anni ci troviamo con un territorio sempre più fragile a fronte di una stagione climatica che è veramente cambiata. È anche il discorso delle manutenzioni degli edifici scolastici. Non c'è più la possibilità, e tutti noi sappiamo che cosa sta succedendo nelle province, i bilanci delle province sono sostanzialmente portati a zero, non c'è più la possibilità di intervenire in quelle che sono le manutenzioni straordinarie e che permettevano una volta di appunto fare un intervento che anticipasse quello che poteva succedere dopo. I comuni, le province, ma i comuni in modo particolare, ora qui si parla di scuole, quindi si parla di province, stanno davvero passando momenti difficili a causa dei continui tagli che ci sono. Ecco, io credo che bisogna fare una riflessione seria su questo. Il governo lo deve fare, perché non è che continuare a far tagli su chi è l'ultimo poi anello, quello più vicino ai cittadini, risolve il problema. Cambiamo un'altra volta completamente argomento. È prevista l'installazione di protezioni stradali lungo la strada di Albiano, che dopo il taglio degli alberi è rimasta, tra virgolette, scoperta? Beh, la strada di Albiano è una delle strade che ha avuto più danni rispetto agli interventi che abbiamo dovuto fare per appunto gli eventi alluvionali. Abbiamo tagliato tante piante che erano pericolose e che stavano portando via anche parte della strada. Abbiamo chiesto sia come comune che come unione dei comuni dei finanziamenti sul piano di sviluppo rurale per vedere di poter sistemare e mettere in sicurezza questa strada. Come altre strade, quella di Albiano, ma ce ne sono altre nella stessa situazione. Nel frattempo sono arrivati complimenti da parte del Comitato Lucca Ulla. Bravo sindaco, non è possibile sostituire i treni con le navette. Però subito dopo arriva un altro messaggio di una studentessa che conferma che come ingresso nella sede succursale dell'ISI 2 viene usata una scala di emergenza con una porta dove il cornicione viene sorretto da ganci in ferro attaccati al muro, nel quale però ci sono infiltrazioni d'acqua, e quindi questa studentessa si chiede quanto può essere sicuro tutto ciò. Ora io continuo a leggere questi messaggi, li giro alla sua attenzione, all'attenzione della provincia. Scusa però, prego. Proprio perché teniamo alla sicurezza dei ragazzi che frequentano le nostre scuole, abbiamo deciso di chiudere la scuola domani in via preventiva e precauzionale. Ecco, se ci fossero situazioni di questo genere saremmo, e la provincia sarebbe intervenuta immediatamente. Però voglio prendere atto di questi messaggi che arrivano, e domani mattina, visto che i tecnici della provincia torneranno per fare le verifiche per le infiltrazioni delle piogge, faccio fare e andrò personalmente anche a verificare questa scala. Per quelli studenti dico, se domani mattina qualcuno ci vuole essere, io ci sarò a vedere queste scale. Bene, e i pullman, ovviamente lo dice perché dà appuntamento agli studenti, perché le scuole sono chiuse, ricordiamolo per l'ennesima volta. I pullman incolonnati in via Cesare Biondi, la domanda è questa, con il punto interrogativo, un problema di traffico? Beh, è un problema nel momento dell'entrata e dell'uscita delle scuole. È stata un'interpellanza presentata al Consiglio Comunale proprio la settimana scorsa. Ci sono 18 pullman fra grandi e piccoli che all'uscita, all'entrata e all'uscita delle scuole, ma soprattutto all'uscita, perché l'entrata poi non arrivano tutti insieme, mentre all'uscita invece i pullman sono tutti lì ad aspettare i ragazzi che escono. C'è effettivamente questo quarto d'ora, 20 minuti di disagio in cui si passa sul viale Cesare Biondi a senso unico alternato. Quest'anno questa problematica si è accentuata. Perché? Perché le nostre scuole hanno avuto un incremento di ragazzi, quindi l'incremento di ragazzi è un fatto ovviamente positivo, che poi però provoca anche queste dinamiche. Ripeto, un quarto d'ora all'entrata e un quarto d'ora all'uscita. Stiamo intensificando il controllo dei nostri vigili, ma preventivamente anche qui sul regolamento urbanistico che abbiamo recentemente approvato abbiamo già previsto una soluzione diversa, un parcheggio per i mezzi pesanti. Si tratta di trovare i fondi necessari per realizzarlo. Non so quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, intanto questa domanda gliela faccio. È giusto per Barga un supermercato Coop
Barga è pronta per la viabilità, il mercato il sabato sarà un caos per l'incrocio del cinema. Allora, qui si parla quindi della prossima apertura di una struttura della Coop. Sì, si tratta di un'apertura che ci sarà ai primi di dicembre, ma tengo a precisare due o tre cose su questo argomento. Intanto non è una Coop, ma è un negozio di in Coop sotto i 400 metri quadrati di vendita, quindi un piccolo negozio se lo riferiamo alle grandi Coop. Barga è pronta per un negozio come questo. Ribadisco, non è un supermercato come quelli della Coop che si trovano a Ponte Amoriano o in altre zone. È un negozio del tutto simile a quello della Conad che si trova nella stessa zona. Proprio per queste motivazioni le normative oggi non prevedono da parte del Comune la limitazione di questi esercizi pubblici, ma io credo che questa nuova Coop che nasce a Barga vada vista anche in senso positivo. Intanto va a bonificare una zona dove fino a qualche anno fa era deposito dei pullman del CLAP. Quindi se è la zona del mercato c'è sempre stata. Immagina, a volte scusami ti do del tu, a volte del lei qua in trasmissione, io penso che era più problematico se ci fossero continuati a rimanere i pullman, perché l'entrata e l'uscita in continuazione di pullman di 12 metri credo che avrebbe causato più problemi delle macchine che invece andranno ad utilizzare quel parcheggio. Ecco, io credo che sia un primo passo verso quella che noi chiamiamo riqualificazione di Barga Giardino. Ma ribadisco, non è un supermercato, è un negozio in Coop e chi sa c'è a Fornoli, c'è a Piave Fosciana, ci sono da tante parti, quindi credo che se c'è a Fornoli, c'è a Piave Fosciana possa esserci anche a Barga, sotto i 400 metri quadrati di vendita. Sindaco, stiamo sforando con i tempi, però un'altra domanda gliela devo fare perché sono arrivati diversi messaggi su questo argomento, ovvero la situazione della KME. Le leggo uno dei messaggi che è arrivato. L'azienda dice che va tutto bene, ma si lavora poco e si fanno ferie e cassa integrazione. E le chiedono notizie sue sull'azienda. Beh, io ho fatto un incontro in questi giorni proprio con la nuova direzione della KME. Non c'è niente di nuovo rispetto a quanto è stato fino ad oggi. Anticipo subito che nella prossima settimana mi metterò in contatto con i rappresentanti sindacali per fare un incontro anche con i dipendenti della KME. La situazione è sostanzialmente questa, si lavora con una percentuale del 70%, mi dice la direzione, con un numero di dipendenti, un numero di dipendenti che usufruisce di ferie arretrate e un piccolo numero che usufruisce della cassa integrazione. Con il nuovo anno aumenterà il numero della cassa dei dipendenti che usufruiranno della cassa integrazione e diminuirà il numero dei dipendenti che stanno usufruendo oggi delle ferie arretrate, rimanendo inalterato il numero dei dipendenti che invece lavoreranno per la produzione. Non ci sono, dall'incontro che ho avuto, notizie di cambiamenti per il prossimo futuro. C'è la volontà di superare questo periodo difficile che stiamo attraversando tutti da questo punto di vista e che quindi anche KME sta attraversando, come lo stanno attraversando altre aziende. Come amministrazione comunale siamo in stretto contatto, dicevo, con l'azienda, faremo un incontro con i dipendenti, monitoriamo questa situazione perché la KME è un'azienda essenziale per il nostro territorio, come lo sono altre, e come abbiamo rapporti continui e costanti con la KML, abbiamo anche con le altre aziende. Il problema occupazionale è un problema che ci interessa molto. C'è il problema della KME da una parte, però per dire a Castelvecchio partirà con l'anno nuovo la nuova produzione dell'azienda Kedrion, la Idroterme 2000 sta facendo l'investimento per partire con una nuova linea produttiva dove era lo scatolificio Corzon, e anche a proposito di occupazione l'Incoop che dicevo prima porterà comunque un certo numero di addetti all'interno del nuovo esercizio pubblico. Massima attenzione però davvero sulla KME. Ad oggi non ci sono situazioni che fanno pensare ad un pericolo. Il pericolo viene semmai dal momento difficile che stiamo vivendo ormai da anni e che
cioè per il momento non sembra essere superato. Allora, siamo veramente in chiusura, però ci è arrivato un altro messaggio da parte degli studenti dell'ISI che ci chiedono di sapere a che ora il sindaco sarà presente a scuola, così prendiamo un appuntamento tramite il piccolo schermo. Lei è in grado di dire a che ora potrà essere? Io domani mattina ho degli appuntamenti, però indicativamente alle 11 cerco di farmi trovare davanti a scuola. Intorno alle 11 domattina, lo dico anche per i tecnici della provincia che possono ascoltare questa trasmissione, ma domani mattina le chiamerò immediatamente, ecco, domattina alle 11 troviamoci e facciamo un sopralluogo alla scuola. Bene, quindi appuntamento alle 11 con gli studenti. Prima di chiudere, lei domani va a Milano, domani sera per un appuntamento tra virgolette importante per Barga. Sì, spero che non ci siano novità nella giornata di domani, ovviamente, perché queste cose hanno la precedenza ovviamente su tutto il resto, la sicurezza del nostro territorio. Domani sera sono invitato da Emma Morton insieme ad alcuni amici, un ristretto numero di amici, come è uscito sul giornale stamattina, a Milano alla trasmissione X Factor, in cui questa nostra cittadina proveniente dalla Scozia, ma ormai da anni a Barga, sta facendo davvero cose significative. Per cui domani sera saremo a sostenerla, l'abbiamo sempre seguita in televisione in queste settimane e mi fa piacere domani andare proprio alla trasmissione X Factor a sostenere Emma Morton, che devo dire è stata come dire, una novità. Per noi non era una novità perché sapevamo che era brava e aveva davvero dei numeri da poter giocare. Anche personalmente non pensavo che riuscisse a fare tutto quello che sta facendo. Quindi domani sera tutti a fare il tifo per Emma Morton. Prima di chiudere ricordiamo però per l'ennesima volta che domani sono chiuse a Barga le scuole superiori per delle verifiche sulle infiltrazioni d'acqua che ci sono state negli ultimi giorni. Tutte le altre scuole, quindi elementari, medie, materne, tutti gli altri istituti scolastici di Barga sono regolarmente aperti. Grazie al sindaco Marco Bonini che è stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito. Mi scuso per non aver potuto leggere tutte le domande che sono arrivate via SMS, ma erano veramente troppe. Grazie ancora per l'attenzione e buona serata.